signor Ferrero, come va? Tutto bene? Allora, grazie di essere qui anche di pomeriggio, sono veramente contento. Voglio salutare Clara Ponceau, che è stata una dei nostri giurati ed è venuta a vedere il film che mostreremo tra poco. E poi c'era qualcun altro che era arrivato, aspetta un po', Aldo Baglio, ieri sera applauditissimo, il più lungo applauso del festival, del tuo film, tanto ormai la giuria ha fatto quel che doveva fare, per cui possiamo anche sbizzarrirci, è stata veramente una bellissima sorpresa, complimenti. Allora, ci siamo, è il Claudia Gerini Day e quindi sono veramente felice di chiamare qui accompagnata dal nostro Luca Di Leonardo, Claudia Gerini. Io sono veramente felice, grazie Ezio, perché insomma io sono una regista, così, una regista alle prime armi, e per me avere un pubblico comunque veramente che sta qua di pomeriggio con un gran sole che viene a vedere il mio film, io proprio sono orgogliosa, mi rendete felice. Grazie. Allora, questo film vi prometto che non mi vedrà. Glielo dico perché sì, io sì. Mi butto in avanti così. No, è un film che ho letto, mi è piaciuto, mi sono innamorata di questa protagonista, ho pensato di poterla rendere così come ce l'avevo in mente e è stato molto molto stimolante, molto impegnativo, perché fare la regia comunque è pesante. Sì, però grande soddisfazione, molta responsabilità. Ma io, sai, sono coraggiosa e poi sono una che va avanti con le sfide, cioè mi piace fare le cose, più difficili sono, più mi piace. Assolutamente. E poi insomma, tanti film, voglio dire, come attrice, quindi l'esperienza ce l'hai, e quando si lavora di fronte alla macchina da presa si guarda anche un po' cosa fanno i registi dall'altra parte, poi hai lavorato anche con grandi firme della regia. Quindi insomma una bella esperienza, ieri avete fatto un'anteprima di grande successo a Milano, quindi oggi qui a Monte Carlo. Sì, sono i primi pubblici, diciamo il pubblico di Milano, abbiamo presentato il film a Roma, a Firenze e a Bari, questa è la quinta proiezione in assoluto di Tapirulan e ogni volta sono curiosa di vedere insomma le reazioni e tutto quanto, e ho partecipato alla stesura della scrittura e insomma è proprio un po' figlio mio questo film, quindi spero di che vi piaccia, che vi emozioni, e insomma è un linguaggio nuovo perché poi è un film contemporaneo, poi vedrete perché. Assolutamente. Claudia, che è stata qui qualche anno fa a un'altra edizione del festival, abbiamo tentato di fare i conti, quanti anni fa? 20 anni fa credo. Beh, 20 no, perché ne abbiamo 19, come no, credo una quindicina. 19? Eh sì, 19esima edizione, quindi... No, se, non è possibile, secondo me se ti sbagli. No, tu sei venuta in chiaro. Hai fatto male i conti. Scusa, Massi. Hai ragione, perché io ho avuto i miei figli, io faccio conti con le figlie. Sì, esatto. Quindi. Sa che era 2003. Forse era la prima, allora. La prima o la seconda edizione? 18 anni fa. Alla 18 anni fa, io ogni 18 anni. Dai, non aspettiamo 18 anni. No, assolutamente. Adesso aspettiamo il prossimo film. Aspettiamo il prossimo film e farò una commedia. Non dimentichiamo invece una cosa importante, che questo, il tuo, non è un addio, ma un arrivederci, perché stasera Claudia ritorna qui con Edoardo Leo. Nella veste di sindaco di Roma. Nella veste di sindaco di Roma, e quando farete il sequel io vengo a fare l'assessore. Con te, sì. Con me ci vieni, ci sto, ci sto. Scusa, qualcosa di buono facciamo, sicuro, io e te. Ci vediamo a Tapirulan, un grande, grande, grazie, grande di essere qua. Grazie, grazie, grazie. Grazie, buona visione.